Allora, nuovo video sempre con il total look, con il look completo, trucco e vestito e outfit. Come al solito troverete tutte le foto, tutti gli ingredienti, tutto quanto nel link sotto, nel box info. Questo è il look più classy, quindi più elegante, sofisticato, voluto truccare poco gli occhi, concentrarmi sulla bocca, un colore importante, il rosso, poi ovviamente in questo periodo al centro dell'attenzione. L'outfit è sicuramente un outfit elegante, però con dei dettagli importanti, con queste paillette, il color oro, platino. Quindi, come al solito, spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato. Come al solito parto dalla base, quindi correttore, fondotinta e cipria. Come base sulla palpebra ho utilizzato un illuminante pupa. E l'ho applicato anche sui punti luce, quindi sull'angolo interno e sull'arcata sopraccigliare. Sulla palpebra mobile applico il pigmento Tan, un pigmento MAC, che pur essendo molto naturale come colore dà tantissima luminosità. Ho tracciato una linea molto sottile utilizzando l'eyeliner Essence, il Crystal Eyeliner. Questo mascara è davvero molto bello, il packaging molto carino, tutto glitterato. Peccato però che non contenga alcun glitter. Comunque ho fatto la recensione sul blog ed è un mascara Lancôme. Sulla rima interna applico questa matita che è per il contorno labbra, per la parte esterna del contorno labbra, ma mi piace tantissimo perché non è un bianco intenso e quindi sembra molto più naturale. Queste ciglia sono della Chroma, che è la nuova linea di make-up delle sorelle Kardashian. Abbone! Scusate per l'interferenza. Comunque, passiamo al blush, che è un fard della Sleek Makeup. Stavo guardando, non mi ricordavo. Sleek Makeup del Fard Nude. Sul bordo esterno utilizzo la matita che ho applicato sulla rima interna dell'occhio, ovviamente pulitela come sempre, non vogliamo contaminazioni. Quindi bordo esterno e poi sul bordo normale, regolare, utilizzo una matita rossa. Labbra di fuoco. E questo è il risultato finale, credo che avrete visto che sicuramente è un trucco piuttosto semplice, basta creare appunto dei punti luce, comunque mantenendo gli occhi sul nude, molto, molto naturali, molto delicati, però brillanti, e appunto con queste labbra importanti. Spero che vi sia piaciuto, un bacio, ciao!